Autunno, cadono le foglie. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video, oggi vi faccio vedere come disegnare delle foglie con i pennarelli e le penne. Vedrete un modo semplice per un disegno grafico ma molto d'effetto che abbia tutti i colori del nostro autunno e vedrete per formare dei pennarelli, due tipi in realtà di pennarelli diversi, in maniera un pochettino più adulta rispetto a come di solito si usano i pennarelli. I pennarelli in questo sono dei colori metallici, i pen 68 della Stabilo. Non è un video in collaborazione, vi voglio semplicemente fare il distinguo tra i pennarelli che userò, che sono dei pennarelli con la punta in feltro rigida e dei pennarelli scrausissimi che ho preso su internet, su Amazon mi pare, vi metto il link qui giù in info box se dovessi trovarli, ma che sono bellissimi, che hanno la punta a pennello, per intenderci la punta super flessibile. Bene, con questi due pennarelli e con delle semplicissime penne a china vedrete cosa ho combinato. Prima di lasciarvi al tutorial vi invito sempre ad iscrivervi su Facebook e su Instagram e basta, spostiamoci di là e andiamo a vedere la foglia d'autunno come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro disegno. Userò la Stabilo Sensor, i pennarelli metallici Pen 68 di Stabilo, una matita e una gomma, il blocco Fabriano Mixed Media e delle penne per disegno come le Staedtler o le Micron. Inizio con il delineare il mio disegno. Farò insieme a voi delle foglie autunnali. Vado così molto ad occhio con una 2B a creare una composizione che sia abbastanza movimentata e ricca di foglie. Dopodiché con la Stabilo Sensor incomincio a definire le foglie. Questa penna ha una peculiarità: su foglio bianco scrive benissimo, su colore invece diventa quasi trasparente. Comincio a colorare l'interno delle foglie con una campitura piatta con un colore metallico dorato tendente al freddo. Questi pennarelli hanno la particolarità di avere una coloritura molto piatta e poco segnata. Il tratto si vede pochissimo. In videocamera appaiono più matte di quello che in realtà sono. Il dorato dal vivo è dorato. Ok, dopodiché delineo il contorno e l'interno con la Stabilo Sensor. La delineo con questa penna all'inizio per dare un fondo scritto, ma come vedrete tutto il tratto che do con questa penna diventa quasi traslucido e mi serve per dare pienezza di fondo al disegno. Dopodiché passerò a delle penne permanenti che lasceranno un tratto ben più visibile. Prima però ripasso alcuni spazi rigati con una Stabilo Pen 68 di un dorato differente, di un bel dorato ricco. Proprio per dare cangianza alla foglia. E adesso prendo un pennarello che non vi ho detto all'inizio perché non sapevo neanche io che lo avrei usato, che ha la punta flessibile, è proprio una brush pen e ha i colori metallici. Con questa vi metto il link di questi colori in info box, sono meravigliosi. Con questa darò dei tratti continuativi, vedete, così, in maniera alternata sulla foglia, in maniera proprio da creare delle striature di un dorato più ricco che creino proprio un substrato mosso. Guardate che bell'effetto che fa la punta pennellata, perché apre il colore e sembra proprio che ci sia la venatura della foglia. Poi con un'altra Stabilo verde delineo un po' di cromia appunto della foglia verde, sempre in maniera così rigata.
faccio qualche puntino che simuli qualche macchietta. E poi prendo lo stesso pennarello di prima con la punta brush in verde e do qualche leggera striatura. Poi prendo una permanent color di Stabilo e ripasso tutto striando di nero e contornando di un nero deciso. Quindi riempio la campitura di movimento, sempre come faccio al solito quando faccio queste strisce, mano tremula e tratto discontinuo. E voilà, la prima foglia è fatta e vado così anche sulla seconda. Prima la Stabilor Senior che è traslucida, poi il pennarello Stabilo Dorato Ricco e poi vado con quello con la punta brush, quindi il verde per rifare la cromia della foglia e poi ripasso tutto con la penna permanente. Una cosa che faccio è rinfrancare le ombre, quindi prendo un pennarello più scuro e ripasso attorno alla sovrapposizione, vedete, delle due foglie. Quindi lo sfumo con un pennarello più chiaro, lascio andare il colore sul foglio e vado avanti così su tutte le foglie, contorno traslucido. Poi rinfranco in questo punto il colore perché nella foglia in primo piano do una doppia passata di nero e quindi coloro come nelle foglie precedenti e ripasso il nero. Guardate che belli questi pennarelli, se li trovo ancora su Amazon. Vi metto il link qua sotto, sono metallizzati e si fondono perfettamente l'uno sull'altro. Guardate quell'ombreggiatura come viene fuori dalla sovrapposizione di uno più scuro con uno più chiaro. Proprio si fondono in un unico colore, un po' come fanno i Copic. Adesso aggiungo dei colpi di rosso per simulare proprio i toni tipici dell'autunno e li sfumo con il dito, cioè faccio la macchia di rosso e poi passo sopra il dito. L'ha fatto vedere adesso, vedete come sfuma il colore? Anche con le dita, perché il colore stabile di sottofondo ha fatto la patina e poi col dito io riesco a spalmare velocemente il colore che metto sopra. Ecco, qui si vede bene il lavoro che faccio con le dita. Rinfranco anche la parte dei gambi della foglia, del rametto, la movimento, do qualche altro colpo di colore lì dove mi sembra debole la composizione e rinfranco ancora qualche nero per renderlo più evidente e dare forza alla composizione. Una bella firmetta. E voilà, la composizione è bella e pronta. Mi raccomando, pollice in su e condivisione se il video vi è piaciuto. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao! Visto che bello il nostro rametto pieno pieno di foglie, non è facilissimo da fare, basta seguire quell'accortezza di sovrapposizioni di colore dato strisciando il pennarello sul foglio. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, noi ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video. E per non perderlo, clicca su iscriviti e sulla campanella. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!